È tornato randomizzato, non ci credo. E io ho avuto la fortuna di trovare... Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quinto episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke. Sì, randomizer per modo di dire, perché poi alla fine, cioè, sappiamo com'è finita con i Pokémon selvatici. Ma comunque gli allenatori sono randomizzati, quindi sì, è randomizer, frega cazzi, non ho voglia di cambiare le grafiche. Comunque, signori miei, ci eravamo lasciati nello scorso episodio, dopo che avevamo sgominato il Team Steam che aveva preso possesso di Emerald City, se si chiamava così, tipo, esattamente. E oggi dobbiamo battere la palestra, ma comunque ho inserito un nuovo membro in squadra. Infatti, ecco voi, Frisk. E no, non è ispirato a Undertale, e per l'esattezza non gioco ad Undertale, fissatevelo in testa. Frisk, livello 27, l'ho evoluto ovviamente dal V perché era qualcuno mi ha detto di mettere in squadra Zorua, ragazzi, però poi mi sono accorto che mi mancava il tipo acqua e ho detto, cioè, poi quando avrò surf avrò comunque bisogno di qualcuno che surfa, e perché non portarci avanti con Quagsire, che ho tipo spammato in ogni guida che ho fatta, e comunque palestra, che presumo sia di tipo erba, esatto, e quindi... Quindi raga, utilissimo mi dicono Quagsire, cioè ho scelto quello giusto. Eccoci qua, ciao a tutti, come state? Grazie Creepy, ci hai aiutato molto. Ok, andrei a cercare il Team Steam in Simport City. Ah giusto, è vero che nello scorso episodio ci avevano detto che sarebbero andati lì. Ok, perfetto, e tu invece hai un'utilità? I have to keep my fighting very strong. Ah ok, perfetto, deve allenare i suoi Pokémon di lotta con le proteine, perfetto. Ma anche no, utilizza il super allenamento virtuale o qualcosa del genere. Benvenuto, vabbè, insomma, solite cose. Sì, Pokémon di tipo fuoco, quindi raga qua... qua, cioè, si ha spaccato tutto. Ok, allora, questa palestra in che maniera funge? Cioè, funge che devo battere gli allenatori, come al solito. Però, ragazzi, a sto punto farei una cosa. Siccome lui ha il Fortunuovo, gli darei l'XP share e lo metterei indietro. Lo metterei indietro, metterei davanti, boh, anche Spider, raga, va bene, visto che è di Coleottero. Cioè, Shining. Iniziamo bene, mi dicono, Dopo la scorsa parte che ho trovato più leggendari che Pokémon, adesso Shining, ecco, già stavo per prenderlo in quel posto. Allora, Leech Life, ho bisogno di... no, questo qua ha cominciato a farmi l'ir, mi sta facendo paura. Randall, mandiamo Randall, ragazzi. Randall, Crunch, Absorb, nulla da fare. Ecco, vedete però, quando io tolgo Toxic ai Pokémon, levati, cioè un pennarello a caso, mi devo ricordare che se la palestra... No, sul serio. Via, muori. Oh, Shining, adesso... No, no, stava dormendo. Muori, vai via, stava dormendo. Io sono abbastanza... Mi sale il nazismo. Ok, adesso facciamo sul serio. Ciao. Non avrei voluto arrivare a tanto, ma mi hai costretto. Perché ho preso 6 punti esperienza? Ok, perfetto. Ottima cosa, mi dicono. Caspita, avrei potuto anche prendermi dei rimedi in più. Anzi, adesso raga, direi che va, sì, faccio una corsa fuori a prendere qualcosina, perché altrimenti mi sa che qua ci schiattiamo male. Allora, uomo dalla dubbia reputazione, vendimi le Hyper Potion, grandissimo. Le Full Heal per fortuna ce l'abbiamo ancora, ragazzi. E nulla, vi invito a rispondere alla domanda del giorno, a lasciare un like come al solito, e possiamo proseguire. Mi raccomando, sostenete sempre questa serie, perché... è un suicidio, ragazzi, è un suicidio. La Panni mi fa paura. Ok, perfetto. Ed batte giù Ralts, ok, Ralts dovrebbe essere abbastanza tranqui. Oddio, mi sono rifatto pure tutta la vita. Ursaring, Edbat. Aia, Fury Swipe, non è carino. Edbat di nuovo, perfetto, lì aveva tentennato, ragazzi. E nulla, adesso che ci penso, però la palestra è randomizzata, quindi sono un coglione più totale. No, sul serio, sono un ritardato mentale. Se è randomizzata non ci sono i TPE. Cos'è? Cos'è sta roba? Ecco. Ok, perfetto, non posso anche così. Olè, di qua è chiuso. E di là penso che... Madonna, ma sto casino con le scatole, raga, cosa? Ok, Blastoise. Eccolo qua, il moveset di Frisk. Amnesia, Water Gun, Slam e Mud Shot, che sarebbe colpo di fango. Non lo so, io attacco un po' a caso, sappilo. Perfetto, noi abbiamo anche Water Absorb, ragazzi, quindi utilissimo.
Allora, figliolo caro, devi morire. Oh, la madonna, qua ho crittato tantissimo. Guardate, raga, il fort nuovo quanto ci aiuta. Veramente, una cosa impressionante. No, tu fai una cosa bellissima. Utilizza le tue mosse di acqua, che tanto c'ho. Ok, perfetto, no, non le utilizzi, ma fa niente. Minchia, tre Pokémon di acqua, che culo, via, a casa. Perfetto, Water Absorb, ragazzi, ci tornerà davvero utile, secondo me, perché veramente... Ok, perfetto, si possono ancora muovere. Ok, stiamo arrivando alla cupolestra, appunto, Water Absorb è utilissima perché faremo un sacco di predict. Sceptile. No, sostituisci e mando Spider. Stronzissimo, ma tantissimo proprio, che infame. Ok, e adesso Poison Sting, te pareva. Leech Life e dovrebbe morirci. Perfetto, no, ci pensa il veleno però. Olè, Suicune. Ancora, raga, Suicune è spammatissimo in sto gioco. Lo sto trovando ovunque. Se mi fai Rain Dance così, caro mio. Se mi fai Rain... Frisk, mannaggia a te, ma non è possibile sta cosa. Muori. Oh, Dio mio, livello 30 per lui. Miltank. La paura. Allora, perfetto. Il lato positivo è che quello scemo di merda a me... No! Cosa ha fatto? Ma non ho visto. Ma ci ho messo mezz'ora per allenare sto stronzo. Ma dai! Ma cos'è successo? Come ha fatto a morire? Ma minchia, no! Ma che sbatti! Vabbè, bene. Allora, via, mettiamo avanti Buffalant, raga, che apre tutti. Sì, certo, ce l'hai sicuro quel Torterra, guarda. Congratulazioni, Creepy, benvenuto alla palestra di Esmerald. Ora ti mostrerò il potere dei miei Pokémon di tipo erba. Purtroppo, ragazzi, non ho l'Estatec quest'oggi, però c'è comunque la Coca-Cola. Estatec ormai è leggendario perché ci fa vincere sempre, cioè è il portafortuna. Horn Attack, via. Perfetto, a casa Peach. Ce l'avrò una vita di merda io. Direi di sì, mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo, sì, vai tu per piacere. Fagli, non lo so, Nightshade, va benissimo. Ok, e giù di nuovo. Ne ho già perso uno, non ho voglia di perderne altri, sai com'è. Allora, Absorb. Quasi morto, lui cosa fa? Scary Face. Pozione, infatti, non me lo sarei mai aspettato, giura. Absorb, mi rifaccio pure la vita. Livello 31 per Grovyle, ottimo. E poi c'hai un PG veramente deprolevole. Non so neanche se esiste sta... Deprolevole. Che cazzo si dice, ragazzi? Deprolevole, tipo, boh, una roba del genere. Sei fantastico in battaglia. Dopo questa vittoria ti meriti la seconda. E direi, grazie al cazzo. Ci ho perso pure un Pokémon in sta palestra. Otteniamo Giga Drain e direi che senza esitazioni la insegniamo a Grovyle, che anche Stab è sicuramente più forte di Absorb. Essendo Giga Drain, sì, è tipo... Sì, esatto, perché tipo nella roba italiana c'è assorbimento, mega assorbimento e giga assorbimento. Invece in quella... In inglese è Absorb, Mega Drain e Giga Drain, quindi si confondono un pochino. Depositiamo Frisk, grandissima permanenza nel team per il nostro eroe, davvero. Non so ora se prenderò Zorua, ragazzi, perché prima devo allenarlo. Al massimo me lo metto in squadra, lo alleno a un certo livello e poi gli mollo il condividi esperienza sulle gengive. Ok, proseguiamo, mannaggia loro. Mettiamo davanti Grovyle, ragazzi, perché mi piacerebbe evolverlo, sinceramente. Percorso 407, io quante Pokéball ho? 5, cioè 5 Ultra Ball, dovrebbero bastare. Adoro prendermi uno snack nella mia passeggiata quotidiana. Mi dà sempre una scarica di energia. Grazie. Ah, prendi giusto. Leftovers. Sì. Subito a qualcuno a caso, tipo a Tauros. A Tauros glieli mollo i leftovers adesso. Via. Stiamo registrando. Sì, tutto a posto. Ti prego. Dai, vabbè, perlomeno un altro di acqua, raga. Perlomeno un altro di acqua. Potrebbe tornare utile. Potrebbe tornare utile. Ho già pensato al soprannome, raga. Sapete che lui ha il mal di testa, quindi lo chiamo... lo chiamo Moment, perché, come sapete, quando hai il mal di testa prova Moment. Ok, perfetto. Dopo questa perla ignorante, torna qui dove sei. Molti Pokémon...
Ok, perfetto, i Pokémon vivono nei cespugli per scappare dagli uomini. Ha senso. Hitmontop contro Growlithe. Ragazzi, penso di mettere in squadra Psyduck se trovo il tempo di allenarlo. Quindi stai fermo, ok? Quindi non lo so, vedremo. Bailiff, allora, proviamo un cut. C'è la mamma troia, tantissimo però. Allora, Spider, Leech Life. Perfetto, ragazzi, contro i TP Erba siamo counterati a bestia. Oddio, fermi. Ok, Buffalant dovrebbe essere abbastanza consigliato, diciamo. Pursuit di nuovo. Se ti ricarichi ti picchio a sangue, perfetto. E poi cosa ha mandato? Vibrava. La battuta è mainstream, non la farò, però ti uccido male. Perfetto. PP up, sono avvelenato, mi ero dimenticato. E dovrei avere, se lo ricordo male, perfetto. Ora, no, beh, dai, direi che possiamo proseguire. Raga, se ci fosse stato il ritorno di John Frog sarebbe stato il top. Purtroppo non sarà così. Peccato. Conosci il potere dei Pokémon di tipo coleottero? Che avrai sicuramente. Come? Ce l'aveva quello di prima questo. Gliel'hai appena rubato. Se proprio è andato lì, gliel'hai rubato di prepotenza. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema di fondo. Cioè, questo qua è il Pokémon di quello di prima. Perché il randomizzatore funziona così bene nelle mie serie? Qualcuno me lo spieghi. Ma sta cosa è una mafia. No, ok, perfetto. Non hai i Pokémon di prima, ottimo. A parte che anche Cresselia l'ho visto tipo più volte in questa serie che in tutte le mie giocate a Pokémon Diamante. Muori! Se mi confondi ti scasso. Perfetto, livello 31 per Bufala. Dusclops, io non capisco, ragazzi, ste cose però. Non le capisco davvero. Nightshade è giù. Cioè, aveva tutti i Pokémon di quello di prima. Ma perché sta cosa? Più un Cresselia. Ok, abbiamo sconfitto Diego, perfetto. Spero che non siano tutti così perlomeno. No, sul serio, sarebbe un casino. Tu? Sì, me li hai appena dati. Ah, sei quello di prima? Sì, sono molto utili, soprattutto perché li ho appena ottenuti. Giga Drain e Buizel va giù, raga, qua si trovano tutti i Pokémon di acqua. Sarebbero stati carini, effettivamente. Questi qua, ragazzi, non posso ancora prenderle. Ditemi come si fanno a prendere, perché io non lo so. Dimmi, per piacere, che non hai i Pokémon di quello di prima. Shymin, non è possibile. Cosa sta succedendo alla mia vita? Perché non capisco più nulla? Cosa mi è sfuggito a me? Nel cervello, proprio. C'è qualche problema nel cervello di sto gioco. Muori. Glalie, ok. No, aspetta, perché l'ho tenuto? Sono impazzito. Mi sono drogato, evidentemente. Flamethrower è giù, perfetto. Snover, stesso discorso, ovviamente. Magmar. Randall, vai. Spark è giù. No, non mi avvelenare, stronzo infame, schifoso, cane lurido. Lezzo proprio. Olè, perfetto. Allora, me li curo tutti, ragazzi, perché non voglio rischiare. E comunque questo qua aveva i Pokémon di quello della palestra. Non sto capendo più niente, raga. Il randomizzatore fa sempre più schifo. Ringrazia. Hashtag grazie randomizzatore. Ok, perfetto. Siamo alla spiaggia marina. Perché pensavo che fossero in montagna le spiagge. No, giura. Davvero è marina. Carine però queste bandierine. Ultra Ball. Dal nulla. Perfetto. Ma potrò salirci? Cos'è sto schifo? Cos'è sta me... Ma no, ma che merda! Ma no... Stai scherzando, spero. 600 euro per sto schifo. Cioè, come minimo volevo la suite di Gesù. Ma dai. Ma cos'era quello schifo? Ma dai. Ma neanche la Concordia andava così. Ok, forse qua dovrei switchare, ora che ci penso. Buffalant, vai tu al tuo momento. Picchialo di prepotenza. Perfetto. Una cosa, siamo sullo stesso percorso di prima? Sì, perfetto, allora balza anche la cattura. Alcuni Pokémon si evolvono in maniera differente. C'è un animale schifoso, muore, l'ho ucciso. Spero che non ci siano vegani qua in giro. Ok, perfetto. Ah, ok, perfetto, sì, la storia di Eevee. Ok, Netball, la rete ball. Perfetto. Qua invece abbiamo un Hyper Potion.
e abbiamo sempre meno. Ma tra l'altro io ho visto prima Pokémon al livello 19, non potevo tenerlo anch'io al 19, no, al 15 io. Ma mi sembra giù. Barboch Town, no, come cazzo si chiama che non ho letto. Bramboch Town, perfetto. Che carini però i tetti verdi, ci stanno. Mamma mia, questi tetti monocro... no, però cazzo raga, sto aereo, vogliamo parlarne? Tra l'altro, non vorrei sparare una cazzata, ma questo aereo, perché io qualcosina ho rosicchiato in giro ogni tanto i Light Platinum, dovrebbe portarmi tipo da un leggendario che non ricordo, forse... Perché Ash? Perché? Red, perché? Ehi, cazzo, ma non me lo sarei mai aspettato, bravo! Ma giura? Torkoal, ok, no, aspetta, switch nella vita. Buffalant, tac! E mo ti spedisco a casa con Horn Attack. No, proviamo un Pursuit. Adesso morirai giovane. Pozione quotata quanto? Non la usi! Non la usi! Ti voglio benissimo! Complimenti per la scelta tecnica. Ok, Randall, e proviamo una Spark così, diretta. Ok, i livelli stanno aumentando un po' troppo per i miei gusti, sappiatelo. Cazzo è super efficace su sto coso? Non lo so, io tengo Randall nel dubbio. Spark, perfetto, ci ho preso in pieno. Toxic, non lo so, mando Grovyle con Mega Sorb, ci potrebbe stare. Però ho fatto Pursuit, quindi sono stupido. L'ho fatto due volte, però questo va giù, perfetto. Chappet, e qua Pursuit cattivo in faccia. E abbiamo battuto Red, perfetto. Sei veramente un combattente eccezionale. Ottimo, ho avuto paura, sappilo. Ogni volta che ti incontro sono sempre più impressionato del tuo talento per le battaglie Pokémon. Sembra che tu sia sempre un passo avanti a me, ma la prossima volta le cose saranno differenti. Perfetto, mi fa piacere, caro mio. Però probabilmente saranno differenti, perché vedo già che i vostri livelli sono tipo altissimi. Lo sapevo. Aspettate, fatemi vedere il livello di sto. A parte il fatto che, raga, i Pokémon come l'Arvitar nelle Nuzlocke sono un suicidio. Vi spiego anche perché. Perché, purtroppo, sono quei Pokémon che si evolvono al livello 200.000 avanti Cristo. Quindi devo aspettare 6 decadi e 4 cadute degli imperi romani di turno per evolverlo. Quindi, non lo so. Adesso vedo un po' com'è conciato sto Pokémon. Vedo anche che livello è, perché è tipo al 5 pure lui, ma... Presumo... Ok, livello 10, vabbè, è già qualcosa. Boh, raga, non lo so, vedrò il da farsi. Lo metterei anche in squadra, però sono abbastanza convinto che sarebbe... che morirebbe, quindi... Okay, questo qua è morto, letteralmente. Ok, come... Oh, hai parlato di Ipom? Ah no, ok, Airport, perfetto, ero già pronto a fare una intro che in pochi conoscono. Cioè, in realtà no, penso che la conosciate tu. Cioè, più che altro... Se non erro, ne ho due. A cosa servono? Io non lo capisco sto gioco a volte, vi giuro. Perché me ne ha dati due? Ok, questo qua è l'aeroporto con 25 terminal. Che incredibile, raga. Meno male che... No, non è piccolo questo aeroporto. Non è assolutamente piccolo, guarda. Mai visto un aeroporto così grande? Quanto siamo? Siamo a 17 minuti, quindi volendo si potrebbe addirittura proseguire. Non volevo parlare con l'uccellino, sappilo. Ok, perfetto. Di qua cosa c'è invece? C'è un Pokémon Scout. Aspettate, fatemi vedere un attimo la mappa della città. Fatemi vedere la mappa città. E ok, presumo di dover andare a Sinport City, dove ci sarà l'attacco del team malvagio, giustamente. Ma ha senso. Ok, allora, qui a nord, quindi deduco che non ci sia nulla, no? Solo un aeroporto. E allora, vabbè, raga, a sto punto direi di proseguire e di arrivare fino alla prossima città, no? Perfetto, percorso 408, questo vuol dire anche nuova cattura. Raga, io voglio evolvere Grovyle, sinceramente, perché a dispetto degli altri è un Pokémon che mi preoccupa. Perché questi Pokémon qua, cioè, per esperienza personale, vi assicuro che finché non si evolvono rischiano sempre di morire. Come? Perfetto, pescare al mare è un'ottima esperienza perché impari molte cose sul mondo, certo, ma... No! No, Gesù, non è possibile sta cosa. Ho una vita di merda. Tra tutti i Pokémon che potevo trovare, lui, cioè, sul serio, e non ci entra nemmeno.
Senti. Ok, perfetto. Pokémon elettrico. Qualcosa mi dice che forse non è esattamente di tipo elettro. Fatemi controllare sto aborto a sto punto, non lo so. Potrei anche mettere in squadra lui perché in fin dei conti non è cioè, in realtà, cioè, ha un buon moveset, capite? Jinx non fa schifo. Boh, non lo so, raga, io penso di mettermi in squadra un membro per il prossimo episodio. Vi farò sapere io in futuro. Bene, questo qua è il loro percorso, se hai capito. E anche di Tyrog. Tyrog già sarebbe stato meglio, ragazzi. Ultra Ball, perfetto, quando non mi servono. Pescare al mare. Dite tutti le stesse cose, fate paura. Jinx di nuovo, levati, ti prego, sei in guarda. No, Corphish, raga, mi sarei messo in squadra lui sicuro. Io adoro Corphish. Pozione, dite che ce l'ho un repellente. Mi sono già cagato il cazzo enormemente. No, niente da fare. Mamma mia, raga, Corphish sarebbe stato il top. Ma raga, ma è randomizzato. È tornato randomizzato. È tornato randomizzato, non ci credo. E io ho avuto la fortuna di trovare Jinx. Io, raga, allora, bene. Cosa abbiamo imparato in questa Chrome? Che i randomizzatori fanno come cazzo gli pare. Cioè, si sono sbuggati i Pokémon selvatici. E prima si erano buggati gli allenatori che avevano tutti gli stessi Pokémon. Ok, questa la chiamo Buglock d'ora in poi. Perché non lo so, ci sono troppi bug. Sul serio. E sarà il nomignolo della serie. La Buglock. Cioè, è una cosa impressionante. Va bene, apprezzo comunque. Muori! Oh, perfetto. Sì, raga, però adesso che ci penso, minchia. Cioè, sul serio ho trovato Jinx, mi viene da piangere. Cosa mi hai dato? Dragon Fang sarebbe utilissimo. Vediamo che altri Pokémon si potevano trovare, ma penso solo loro, effettivamente. Chandelure, perfetto. Oh, almeno, ragazzi, per allenarmi ci avrò un bel metodo. Siamo a 21 minuti e... qua c'è una bella spiaggetta. Otteniamo un revitalizzante che in una Nuzlocke ha l'utilità di un cesso in cucina. Cheat. Gloom! Dai che voglio evolvere il mio... Cristo. Vabbè. Olè, perfetto. No, direi di no, sinceramente. Roselia... Allora, mandiamo Grovyle, ragazzi. Lo svegliamo. E facciamo Pursuit. E dai, però, mi sveglio, tu mi... non ho neanche... Oh, cazzo, ho finito le full heal, sul serio. Allora, muori però. Bagon, giù anche tu, velocemente, se riusciamo. Dai, ole. Wildmare, Giga Drain, ripeto, e giù. Perfetto. Ragazzi, è quasi al livello che volevo. Non ho una bacca io, no, perfetto. Tu? Ti piace vivere al mare? Tu non vivi al mare, tu sei su una sdraio a prendere il sole. Cos'è sta roba? Ma quelle sono tipo... Boh, no, raga, allora, a livello di grafica è davvero figo. Poi, vabbè, puoi camminare sull'acqua come Gesù, ma questi sono dettagli trascurabili. Ok, perfetto, qua puoi allenare i Pokémon di tipo elettro, ha senso la cosa. Cobalion! Calmati, frate, calmati. Allora, muori. Dai, voglio evolvere Grovyle, sul serio. Perché altrimenti questo schiatta. Allora, Electros, perfetto, non è cittato assolutamente. Muori, ok, Grovyle livello 36, perfetto ragazzi, ora si evolve. Non so sinceramente quanto sia lungo sto percorso, ma io personalmente arriverei almeno fino alla prossima città. E comunque... Cosa? Grovyle is evolving. Signori miei, finalmente... C'era la musichetta in ritardo, mi sembra. Perfetto, Sceptile, ottimo così ragazzi. Questo Pokémon secondo me sarà davvero... importante per il nostro team. Adesso però direi di smettere di allenare lui, perché è già tipo a un livello altissimo e sarà il nostro cavallo di battaglia per l'intera serie. Proseguiamo. Voi non servite a nulla, però tu immagino che mi sfiderai. Ok, una Sunshine e Alba, se non sbaglio. O luce solare. Sapete che non ricordo. Ok, perfetto. No, è tipo luce solare, una roba del genere. Perché parlava di abbronzarsi in sostanza. No, blu e red ho letto.
Ok, perfetto. La sfera rossa e la sfera blu svegliano i Pokémon leggendari, che tecnicamente dovrebbero essere Dialga. Buonanotte. L'altro, mannaggia lui, non mi viene il nome. Groudon e Kyogre, perfetto. Madonna, le amnesie che neanche Ciccio Gamer. Vai giù, muori. Ole, perfetto. Fluffy, ti prego, muori. Ok, Sheldon. Sia per forza con Flamethrower. Ole, e giù pure questo. Ottimo. Oh, siccome non ho metodi per curarti, figliolo mio, tu torni qua. Perfetto, mi piacerebbe, ragazzi, anche, cioè, adesso che si è sbloccata la randomizzazione, non capisco veramente, vi giuro che non comprendo come sia possibile tutto ciò. Cioè, boh, si vede che ogni tanto è andato qualcosa storto col gioco, oppure è proprio la Chrome che è così e ha dei problemi con la randomizzazione. Sta di fatto, ragazzi, che ci sono tantissimi allenatori, innanzitutto, e che adesso si è sbuggato tutto, sembrerebbe, quindi magari possiamo proseguire come al solito, come abbiamo fatto fino allo scorso episodio. Mannaggia a te, Buffalant, vai tu. Buffalant, Horn Attack di nuovo. Bubble Beam in Dugulo, muori. Ole, Lapras. Raghi, manderei anche Sheptile, ma è paralizzato e ho paura, sinceramente. Lo ritiro subito, ho paura. Ok. Farai schifo. Ma tanto schifo. No, questo qua mi ha scettato prima, calma, aspetta, mandiamo sia, perché, cioè, questo qua mossi tipo normale, quindi se tutto va come deve andare non mi dovrebbe toccare, perfetto, è morto. Lapras era anche di tipo ghiaccio, sì, perfetto. Sia livello 34, ottimo così, mettiamo davanti a sto punto Buffalant e curiamoci un po' la squadra perché non ho intenzione di perdere altri Pokémon. Ma soprattutto, cosa più importante, ho intenzione di arrivare a sta maledetta città perché siamo già a 26 minuti e ho solo una Max Potion. No, in realtà ho anche una potion che darei a Buffalant, perfetto. Dai, proseguiamo, ragazzi, proseguiamo. Hyper Potion, perfetto, neanche l'avessi detto. Ok, tu dici quello che diceva il tipo di prima. Qua troviamo la TM18 che contiene Rain Dance. Avrei potuto insegnare a quello di prima, al Frisky lì. Non temere Frisco, non temere di aprir bocca. Ok, penso di essere arrivato. Tu? Ok, perfetto, c'è anche la terza medaglia qua. Vediamo un po' qui, soliti Pokémon. Chandelur, perfetto. Chandelur due volte. Ole, dovrebbe essere giù di qua, quindi direi di affrettarci. Ma prima andiamo a esplorare un po' meglio sta zona. Mi avete detto che non ci sono strumenti nascosti in Light Platinum, raga, io mi fido di voi. Ho paura. Chi sono i tuoi migliori Pokémon? Un Ursaring che non è proprio simpatico. Hitmontop, giù anche lui. Rapid Spin, no, Tackle, ok, perfetto. Fate i buoni, cazzo. Firov, giù, morto pure questo. Battuto cos'è? Ho notato che hanno tipo dei nomi spagnoli in prevalenza, perché cos'è che hai trovato? Cos'è Barb? Fermi, fatemi vedere che cazzo mi ha dato. Velena Culeo, forse? Si chiama in italiano, non saprei. No, ho notato, vi stavo dicendo che ci sono tantissimi allenatori o comunque NPC con i nomi spagnoli. Ho visto prima un Diego, adesso c'è questo cos'è. Ci sta. Ok, perfetto, siamo arrivati a Simport City. Allora, sperando di non essere bloccati da nessuno stronzo mentre vado al centro Pokémon, mi esploro, ragazzi, la città fuori parte. E noi ci becchiamo nel prossimo episodio, dove appunto vedremo che cosa sta tramando il Team Steam. Spero che questo vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che sarà come al solito qua sotto nella sidebar. E passate ai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.